Il giorno che Alex aspettava da tempo, finalmente presentava agli amici il suo ragazzo. Lui è Daniele. Ah, lo sfigatore presso. Lui è Giulio. La zoccola. E tu sei mio nonno. Vieni che ti presento Gloria, la mia amica. Ah, sgallettata. Ma chi è questo soggetto? Vabbè, magari vuole solo fare il simpatico. Rieccomi. Ho lasciato Mario a parlare con Gloria sull'arte dei frappè. Allora, che ne pensate? Beh, uno spasso. Sì, beh, ci abbiamo parlato solo due secondi. Bravo, ma che me lasci con qua rincoglionita? Ma lo sai, no, che le femmine sono tutte sceme. Lo fai apposta. Pare che lo fai apposta. Lo sai che Daniele sta cercando l'anima gemella, no? Ah, sì. Presentiamogli uno degli amici tuoi. Ne conosci tanti. Tipo quello che ci chattavi ieri sera, con la barba. Scusate, ma a me non presentate nessuno. Senti, se vuoi rimorchià, va in giro col cane al parco. Oh. Tu non hai idea, non hai idea i pezzi, le fighe che mi sono fatto al parco col cane. Da paura. No, da no, paura. Ma io non li capisco i cani, se viviamo proprio su due mondi diversi. Dai, non fare il palloso. Ti do il mio cane cagnolone, Brio. Ok, d'accordo, venga anch'io. No, altrimenti finisce che lui te li trova e tu te li porti a casa. Meglio che vada solo. Ma io non so come si fa con gli animali. Ma Brio è buonissimo. Vai e non tornare a mani vuote. Amo, facciamo già i cupidi. Wow. Più tardi, a Storia dell'Arte. Veloci, mancano solo pochi secondi. Clara. Sai, ho capito perché l'australiano fa ancora il difficile con me. Perché? No, ma non mi sta suggerendo, ho quasi finito. Perché mi sta sfidando? Anche se pure lui prova questa attrazione fisica innegabile, perché è innegabile tra noi due. Evidentemente non vuole compiere il primo passo. Sì, ma con me ha trovato pane per i suoi denti. Se c'è una cosa che mi piace sono le sfide, quindi... Io ho finito. No, no, dai, no, non è valido però. Allora, nomi? Heidi. Cose, hotel. Animali, husky. E città, Honolulu. E canzoni Disney? Giulio, finiamola, dai. No, 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 mi dispiace, era una voce da compilare. Avevamo deciso così? Mi dispiace, hai perso. E allora chi vince? Signori? Nomi? Hook. Come Hugh Grant, quel gran figo. Cose, humor. Ve ne presto un po' perché tanto male non vi fa. Animali, hippopotamus. Ragazzi, il latino non è una lingua morta. Città, Hollywood, dove mi trasferirò da grande. E canzoni Disney. Hakuna Matata! Sì, fate la cultura, vai! Ciao Lulu! Ciao Briuccio! Mi raccomando, fai il bravo con zio Daniele, eh? E fagli conoscere tanta gente nuova! Ciao Briuccio! Ciao mascherini miei! Ecco un altro tutorial della vostra Steffi Makeup! Steffi, ma io stavo leggendo Spettegules! Grazie a tutti voi che mi seguite con tutta questa costanza e fedeltà. Oddio, ma come esco dalla pagina? So che per molti è difficile trovare un ritaglio di tempo dedicato a me. Specie per quelli che hanno un fidanzato a cui pensare 24 ore su 24. Steffi, ma stai parlando con me? Non sto parlando a nessuno in particolare. A parte quelli che vivono nell'illusione della felicità e non si accorgono delle nuvole che si addensano incuranti all'orizzonte. Anco Marzio, che hai? Niente, mi ha fatto commuovere, madame. Dicendo cosa? Ma niente, con la sua poesia. Ma perché dovete abbaiare sempre agli altri cani? Ma non lo sapete che ci sono un sacco di altri esseri come voi in questo mondo? Non ti strusciare, ti prego, sono i più belli che ho. Che bello! Complimenti al proprietario. Il nome? Grazie, Daniele.
del cane. Ah, è Brio. Sta per Brio. Ciao. Ciao. Da quanto ce l'hai? Da sempre. Anch'io un terrier da quando avevo 18 anni. Ormai è come se fosse mio figlio. Ma lo sai che non è un essere umano, vero? Ma è maschio o femmina? Maschio. Ma veramente non direi. Beh, a me avevano detto così. No vabbè, solo Alex poteva avere il cane trans. Che razza è? Beh, come tu sei un amante dei cani, dovresti saperlo. Allora chiami, magari usciamo insieme. Volentieri. Portiamo i cani a spasso al parco. Ma che non la raccogli? Ma chi io? Certo. Che io sia maledetto. Come Angelio. Sto uscendo con dei miei amici e andiamo ad un bar. Che fai? Vieni. Oh, no, grazie. Io sto sentendo molto cold, come si dice. Ti senti caldo? Beh, il bar può aspettare. Sei molto brave. Potrei attaccarti qualcosa. Sì, sono bravo a fare molte cose. Ti posso dare qualcosa? Io ho solo medicine o junk food, cibi con molto preservatives, no? Senti questo, che finalmente sei svegliato. Beh, che dire, a cavallo nato non si guarda in bocca, no? Yeah, yeah, I like horses. Come si dice in italiano? Forse tu volevi dire orsi. In effetti, l'uomo peloso è il suo facile. Listen, forse c'è un misunderstanding, no? Allora, io ho le patatine, poi il primo hamburger senza del pomodoro, ma senza salsa, e no, anzi, ce l'avrei con la mortadella, che intanto paga lui. Sì, oggi festeggiamo. Che bello, che cosa? Le notte d'argento. Ma che simpatico il tuo ragazzo. Ma io questo dove l'ho già visto? Comunque, a parte gli scherzi, oggi è quasi un mese che stiamo insieme. E io voglio festeggiare. Ma come un mese? Amore. So 15 giorni che stiamo assieme, no? No, un mese. Ciao, Gloria. Tutto ok? Più o meno, giù, tu? Mi sa che è proprio arrivato il momento di chiedere ad Alex di darmi qualche ripetizione d'inglese. Senti, ma quel tipo che sta con Alex, secondo te? Mi sa che sarebbe meglio chiederla a Daniele le ripetizioni. Grazie, grazie, grazie. Sono felicissimo. Bravo. Bravo. Ma hai fracassato, trapanato, paciullato i timpani. Grazie, eh. Sì, le cose si mettevano male per Alex. Ma non proprio per il motivo a cui tutti pensate. Visto? Hai fatto bene a scioglierlo un po'. Si sta divertendo. Sì, a saperlo prima che lo potevo lasciare libero. Io pensavo fosse proibito. Perché dici così? Non ti piacciono i cani? Sono così belli. Sì, ma dai, adesso basta parlare di cani. Non ne posso più.
Oh cazzo, è morto il cane trans.